Quest'anno non ci sarà un solo albero monumentale, ma ci saranno 5 alberi di Natale, quindi saranno 5 piazze più la loggia incantata, allestite in maniera magica, saranno unite da una passeggiata, quindi troverete una mappa per fare questa passeggiata natalizia. Un Natale senza assembramenti, questo era l'obiettivo, e così il Comune di Treviso, per non togliere anche questo ad una comunità, cittadini ma anche esercenti e commercianti, ha deciso di investire sulla festa in maniera diversa. Natale quest'anno sarà ovunque, alberi nelle piazze, ognuno con una storia diversa da raccontare, maxi schermi per diffondere eventi, canzoni, messaggi di auguri di volti noti della città. Un inno da diffondere all'unisono, creato apposta per Treviso da Marco Fedalto, vincitore del concorso, e poi cassettine di Babbo Natale sparse per la città. Credo che ci sia un aspetto morale e psicologico che non va trascurato, e quindi noi vogliamo farci trovare pronti, vogliamo che la bellezza torni ad essere protagonista di questo Natale a Treviso, un Natale insieme. Mai Natale è stato per Treviso così condiviso, decine i partner, dagli istituti bancari alle associazioni di categoria, che hanno dato il loro contributo, e poi i comuni vicini, Cortina, Falcade, Roccapietore, che hanno donato l'albero, oggi tutti collegati in videoconferenza. Ovviamente non ci abbiamo pensato due volte ad esserci un po' più vicini, anche con un segno in qualche modo tangibile. L'accensione degli alberi sarà a sorpresa, come in una sorta di flash mob, confermato anche il concorso fotografico, le foto rigorosamente pubblicate su Instagram. Per chi vorrà rivolgere un pensiero ai sanitari, ai medici negli ospedali e ai malati che continuano nella loro personale battaglia, ci saranno due alberi speciali, uno al Caffoncello e uno al San Camillo, con una cassettina per lasciare un messaggio.